Ministro Roberto Cingolani, grazie per aver preso il tempo. Grazie a voi, buongiorno. Cominciamo con una domanda che tanti italiani si fanno, cioè quale sarà l'impatto di questa guerra sulla transizione ecologica? Allora, innanzitutto dipenderà da quanto dura. Noi ora stiamo facendo come paese uno sforzo molto grande, perché da un lato dobbiamo diversificare le fonti di importazione del gas e dall'altro però cerchiamo di mantenere tutto come era. Dovremmo utilizzare la stessa quantità di gas, non aumentarla, e nel frattempo continuiamo ad accelerare sulle rinnovabili e sulle altre fonti. Quindi se la cosa non durerà troppo, credo che riusciremo a limitare i danni, nello stesso tempo a liberarci della dipendenza dall'importazione russa e mantenere la roadmap del 55% di decarbonizzazione prevista per il 2030. Ecco, dividiamo in due parti. Prima parliamo del piano energetico per essere autonomo del gas russo entro 24-36 mesi. E qui gradirei che mi elenchi i diversi elementi e mi spieghi brevemente dei 29 miliardi di metri cubi della Russia importato ora, come si sostituisce. La nostra strategia è di sostituire questi 29 miliardi di metri cubi di gas che arrivano ogni anno in Italia dalla Russia attraverso il gasdotto del Tarvisio con altrettanto gas che però deve essere prodotto da paesi che si trovano in continenti diversi e che sono anche loro connessi ai gasdotti. Noi abbiamo il vantaggio come paese di avere 5 gasdotti che ci collegano a nord, a sud e a est, quindi questo ci dà un vantaggio rispetto a tutti gli altri paesi europei. Stiamo ovviamente potenziando le rotte da sud e le rotte da est e stiamo in questo momento, come avete sentito, c'è stato un accordo con l'Algeria, adesso la settimana prossima andremo in altri paesi, soprattutto della regione africana, e prevediamo di arrivare a circa i 2/3 di quello che ci serve già nelle prossime settimane. Ovviamente questo gas non arriva istantaneamente. Una volta che le oil and gas company avranno siglato i contratti, ci sarà un cronoprogramma sulla consegna. Noi riteniamo che che entro il secondo semestre dell'anno prossimo potremmo cominciare veramente ad avere una grande, una quasi totale indipendenza. E credo già fra 18 mesi, mi dice, quindi. Esattamente. La strategia è basata da un lato sul fatto che noi manderemo al massimo il trasporto di gas nei gasdotti con i nuovi contratti. Poi aumenteremo la capacità di rigassificazione. Il gas può essere trasportato nei gasdotti, ma può essere anche liquefatto, cioè compresso, trasportato sotto forma di liquido e poi ritrasformato in gas con i rigassificatori. Stiamo potenziando anche questa caratteristica. Noi abbiamo 3 rigassificatori in Italia, ne aggiungeremo un paio che saranno galleggianti perché non devono rimanere per sempre, solo per il periodo che ci serve. A partire da quando avremo questi galleggianti rigassificatori? È in fase di conclusione la trattativa e quindi prevediamo per il primo semestre del 23 che possa entrare in funzione. L'altro Ok. mese in più. E ovviamente non è solo questa la strategia, perché qui si tratta, per ora abbiamo parlato di come rimpiazzare i 29 miliardi di metri cubi. In parallelo ci sono altre misure, c'è un'accelerazione formidabile sulle rinnovabili, grazie alle semplificazioni ed altre cose che abbiamo fatto e che stiamo facendo, e poi ci sarà un piano di risparmi. Piano di risparmi che può essere, come potete ben immaginare, leggero o pesante a seconda delle necessità. Al momento, se per esempio uno pensa di ridurre di un grado centigrado la temperatura negli edifici pubblici e privati, si risparmiano 2 miliardi di metri cubi di gas a livello nazionale. Quindi si possono fare diversi interventi per mitigare anche per ridurre la richiesta di gas. Ora, qui però tutti devono capire che molto dipende da quanto la situazione attuale permarrà così com'è. Se si dovesse verificare fra una settimana l'interruzione completa dell'importazione del gas russo, è chiaro che sarebbe diverso che se si dovesse verificare fra 6 mesi. Le fermo un attimo qui perché tanti si chiedono. Adesso l'Europa va verso alcune sanzioni sul carbone e petrolio, ma sul gas ci porterebbe in recessione pesante. E la domanda che tutti chiedono è che succederebbe all'Italia se ci fosse un embargo del gas? Il presidente Draghi ha detto siamo confortevoli fino a ottobre, ma che facciamo per l'inverno prossimo se ci fosse questa ipotesi? Allora, premesso che siamo messi un po' meglio dei colleghi europei, abbiamo delle riserve strategiche, qualche miliardo di metri
gas, abbiamo, insomma, abbiamo delle possibilità. È evidente che qui c'è una riflessione molto più ampia del solo gas, no? È chiaro che tutta l'Europa è fortemente dipendente dalla Russia per il gas e questo è stato un grave errore geopolitico fatto negli ultimi 20 anni. Questi soldi sono tanti, con l'energia diamo quasi 1 miliardo di euro al giorno alla Russia. E capite bene che stiamo indirettamente finanziando la guerra, quindi tutti si stanno ponendo anche eticamente quanto questo abbia senso. L'Italia è molto avanti nel processo di diversificazione e di rallentamento della dipendenza dalla Russia, però ripeto, non è una cosa che si fa in un mese. Il presidente Draghi ha detto molto correttamente, noi stiamo procedendo rapidamente e dobbiamo mettere in conto di fare questa cosa prima possibile. C'è una posizione che è quella dei tedeschi e degli austriaci, che hanno detto molto semplicemente, quando si fa una sanzione, questa sanzione non deve danneggiare chi la fa più di quanto danneggi chi la subisce. Suona un po' cinico, però insomma anche un suo razionale, onestamente, no? Allora io credo che anche guardando le analisi macroeconomiche ci possa essere un impatto forte, però è ancora un po' un dibattito. C'è chi dice che sia molto forte, c'è chi dice che sia meno forte di quanto si possa temere. Credo che in questo momento dobbiamo vederla in questo modo. Ogni giorno che passa noi accumuliamo del gas nei nostri stoccaggi. È sostanzialmente circa 1,5 miliardi di metri cubi ogni mese. Stiamo andando avanti, abbiamo fatto le aste, stiamo procedendo. Stiamo differenziando con una grandissima velocità le fonti. Secondo me, a breve dovremo interrompere, per una questione anche etica, la fornitura di gas dalla Russia. Stiamo giocando tutto sulle settimane. Dopodiché, se dovesse servire qualche sacrificio, si può fare. Quindi l'Italia non sarebbe messa in ginocchio in termini di forniture di energia se ci fosse un embargo anche a gas. Sarebbe un problema importante, però teniamo conto che stiamo parlando sostanzialmente del 40% del nostro gas di Certo. meno, che a sua volta, diciamo, è il 36% di tutta l'energia primaria, voglio dire, Perfetto. è altro. Quali sono i paesi principali dove si va per sostituire il gas russo? Stiamo lavorando con molti paesi. Al momento abbiamo fatto un contratto importante con l'Algeria. Fra pochi giorni faremo Congo e Angola. Abbiamo parlato anche con Azerbaigian. Ricordiamoci che ci sono le forniture di LNG che possono venire da Stati Uniti e Canada, quindi è un'operazione molto ampia. E sul PNRR, come si risponde a chi dice che bisogna riscrivere la transizione ecologica? A me lei ha detto che non si fa trigonazione neanche per nuovi, per non disturbare il PNRR, la transizione ecologica, e mi ha detto che si può anche accelerare tutto con i rinnovabili per autoconsumo. Mi spieghi meglio? Do solo due numeri. Adesso abbiamo, con l'ultimo decreto che verrà convertito in legge nei prossimi giorni, liberalizzato tutti gli impianti fotovoltaici sino a 200 kW, che è una cosa importantissima per le aziende e per le persone. Si fa con un foglio e questo darà una grande accelerazione. Abbiamo lanciato i bandi sull'idrogeno e l'ultima asta per le rinnovabili ha assegnato 1,8 gigawatt che da solo, nei primi mesi dell'anno, credo sia il doppio di quello fatto l'anno precedente. Abbiamo sbloccato circa 1 gigawatt di impianti che erano fermi per problemi autorizzativi con le intendenze e sovrintendenze paesaggistiche. No, io credo che non sia questo il momento di riscrivere cose, perché le cose fatte in fretta non servono a nulla. Noi dobbiamo cercare di limitare il danno di questa orribile guerra e al tempo non fermare il cronoprogramma di decarbonizzazione. Come si risponde a chi dice certo vogliamo rinnovabile, autoconsumo e tutto questo fotovoltaico, ma la burocrazia è troppo lenta? È vero, abbiamo dei tempi molto lunghi, abbiamo dei tempi molto lunghi. Quello che noi abbiamo fatto con la transizione ecologica da un anno, abbiamo ridotto del 70-80% i tempi medi. Basta vedere la nostra nuova commissione per le valutazioni di impatto ambientale, quella Fast Track. Chi dice questo si riferisce soprattutto al pregresso. Ci sono centinaia e centinaia di cose che purtroppo gli anni le hanno persi già, no? E ora stiamo intervenendo anche per il recupero del pregresso. Quindi io distinguerei le accelerazioni che abbiamo fatto per il PNRR, stanno funzionando molto bene, gli operatori ce lo riconoscono.
solo che queste sono proposte recenti che hanno un anno. Adesso dobbiamo andare con gli stessi criteri su proposte che hanno 2, 3, 4 anni che sono ferme e speriamo di sbloccarle. Roberto Cingolani, grazie molto per il suo tempo. Grazie a voi, arrivederci.